Maurizio Costanzo, le dure parole contro il Grande Fratello VIP. Maurizio Costanzo si è scagliato contro il Grande Fratello VIP. Il popolare conduttore di trasmissioni di successo come Buona Domenica e il Maurizio Costanzo Show e marito della regina del palinsesto di Canale 5, Maria De Filippi, ha detto la sua sul reality di Alfonso Signorini, ma ci è andato giù pesante. Vediamo nel dettaglio cosa ha dichiarato. Innanzitutto Costanzo ha spiegato categorico: è un reality show che non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. Troppo spesso diventa teatro per comportamenti che rischiano di diventare un pessimo esempio per chi guarda. Se si guarda cosa spesso succede nel corso dei vari anni al Grande Fratello VIP o NIP, non ha tutti i torti. Spesso infatti si è ricorsi alla squalifica perché ci sono stati dei comportamenti contrari al regolamento e gravi da parte degli inquilini. In questa edizione di Alfonso Signorini, per esempio, noto è il caso di Salvo Veneziano, che dopo aver rivolto delle frasi sessiste e violente ad un'altra concorrente e aver scatenato l'indignazione degli utenti social, è stato squalificato. Stessa sorte era toccata negli anni passati agli altri geffini come Clemente Russo, anche lui aveva usato frasi violente contro le donne, o Marco Predolin, che invece aveva ironicamente auspicato il rogo per Malgioglio e poi è stato squalificato per una bestemmia. Insomma, Maurizio Costanzo non ha tutti i torti quando afferma che il Grande Fratello è un reality dannoso che veicola solo brutti messaggi e già in passato aveva detto la sua sul programma, sostenendo che non è più come le prime edizioni in cui i concorrenti erano più genuini e veri. Questa volta però il conduttore è andato oltre e non solo ha criticato il programma, ma addirittura ha proposto la sua chiusura. Chiudiamo il Grande Fratello VIP. Chiudiamo questo programma così risolviamo il problema una volta per tutte. Tali affermazioni ovviamente hanno scatenato e diviso gli utenti del web. Per alcuni il marito di Maria De Filippi ha assolutamente ragione e dopo 20 anni di reality il programma andrebbe definitivamente chiuso. Per altri invece lo scopo del programma non è educare e formare, ma solo intrattenere e divertire, e magari cercando di evitare i casi più eclatanti ci riesce bene. Escludendo le squalifiche infatti molti volti noti si sono rilanciati dopo questa esperienza, come Cristiano Malgioglio e Luca Onestini e Raffaello Donon, che in casa si sono fatti apprezzare per il loro carattere e la loro amicizia e attualmente conducono un programma radiofonico. Per quanto riguarda quello NIP invece moltissimi attori e giornalisti lo hanno usato come trampolino di lancio. Flavio Montrucchio, Luca Argentero, Francesco Testi ed Eleonora Daniele, solo per citarne alcuni. Quindi forse Maurizio Costanzo non è troppo duro contro il programma? Infine, per adesso Alfonso Signorini non ha replicato alla proposta di chiusura da parte di Maurizio Costanzo, ma non escludiamo che nei prossimi giorni, magari in puntata, possa lanciargli qualche frecciatina. Del resto però è anche vero che il direttore di Chi ha altri problemi. Il programma infatti, nonostante il cast pazzesco, non ha saputo sfruttarlo al meglio e complice anche le 2 puntate a settimana, non riesce a raggiungere ottimi livelli di ascolti. Le fiction concorrenti di Rai 1 nello specifico battono, a volte addirittura raddoppiano, gli ascolti del Grande Fratello VIP. Che reality abbia bisogno di fermarsi per un po'? Al contrario invece notizia di poco fa che si allungherà fino ad aprile. Quindi praticamente per permettere al programma di Alfonso Signorini di andare in onda per qualche settimana in più, un altro reality di Canale 5, l'Isola dei Famosi, che sarebbe dovuto partire a marzo, slitta. Insomma, nei prossimi giorni sapremo meglio come sarà impostato il palinsesto di Canale 5. Cosa pensate delle dichiarazioni di Maurizio Costanzo? Da che parte state? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.